Shalom a tutti. E Rabbi dice così: abbiamo visto riguardo Gideon, che nel suo periodo il popolo ebraico era sotto stress, era nei guai, e Dio cercava una persona che parli bene, che difenda il popolo ebraico. E siccome Gideon ha trovato un merito nel popolo ebraico, subito si è rivelato l'angelo a lui, e come c'è scritto nel versetto, l'angelo di Dio si è rivelato a lui e ha detto: vai con questa forza. Quale forza? La forza che tu hai trovato un merito sul popolo ebraico. Ha detto Dio: se tu hai la forza di parlare bene sul popolo ebraico, nel tuo merito loro saranno credenti. L'insegnamento del merito, cioè trovare il merito, cercare il merito per avvicinare e velocizzare la redenzione, siccome sono già terminati e scaduti tutti i termini, ancora nel tempo del Talmud, il Talmud dice che tutti i tempi per l'arrivo di Mashiach sono già scaduti. E ancora di più, dopo la lunghezza e la difficoltà dell'esilio per più di 1900 anni, è ancora Mashiach non è arrivato. E riguardo a Teshuvah, che c'è scritto, la cosa dipende soltanto da Teshuvah, cioè vuol dire che la venuta di Mashiach dipende soltanto da Teshuvah, così dice il Talmud, nel trattato di Sanhedrin. Allora dice Rebbe: già abbiamo fatto Teshuvah, perché non c'è un uomo di Israele che non ha pensato Teshuvah non solo una volta ma più volte nella sua vita, che la Teshuvah viene fatta in un istante, in un momento, in un istante una persona si può trasformare da un malvagio completo a un giusto perfetto, come dice il Talmud, che nel momento che una persona sposa una donna dicendo: a condizione che io sono un tzaddik completo, e emerge fuori che lui è un malvagio completo, nonostante ciò essere sposata, perché bastava che lui pensasse nella sua mente un attimo un pensiero di Teshuvah, e dunque si trasforma all'istante da malvagio completo a giusto perfetto. E dunque sicuramente che Mashiach deve venire subito, proprio adesso, che questo merito che noi abbiamo appena trovato e insegnato sul popolo ebraico è sufficiente per redimere il popolo ebraico. E specificamente che, a parte del merito, c'è anche la decisione halachica, il decreto halachico di parecchi rabbini in Israele e nella diaspora, ma in tutto, nel popolo ebraico si intende, che siccome la Torah non è nel cielo ma è nella terra, dunque quando i rabbini decidono una decisione halachica, anche il tribunale celeste è obbligato a seguirla. E così sia, che sarebbe dire che questa decisione halachica venga accettata e messa in atto. Continuerebbe: in questi giorni, da quando Dio ha sfogato la sua rabbia sul santuario, cioè vuol dire che Dio, a posto di punire gli ebrei uccidendoli o dandogli qualche piaga che magari sia stato peggio, Dio ha sfogato la sua rabbia sulle pietre, sul santuario, sulla sua casa. E dopodiché che abbiamo terminato il nostro servizio divino durante tutto il periodo dell'esilio, e dopo tutti i decreti e gli stermini che noi abbiamo avuto, che abbiamo sofferto, che il popolo ebraico ha sofferto la lunghezza e la difficoltà dell'ultimo esilio per tantissimi anni, e specialmente i decreti dello sterminio della Shoah che c'era nell'ultima generazione, sicuramente siamo tutti purificati in maniera perfetta e anche in maniera eccessiva, e Samach Melech Bavel, sarebbe a dire che il concetto che è successo il 10 di Tevet, questo è successo il 10 di Tevet, il re di Babilonia aveva circondato la città di Gerusalemme, non ha ancora distrutto niente, solo circondato la città. E dunque il concetto che il re di Babilonia circonda la città si avvera soltanto in maniera positiva,
maniera positiva che noi possiamo vedere, contrastare, apprezzare con i nostri occhi. E come dicono i nostri saggi, che Dio dice al popolo ebraico: figli miei, non temete, tutto quello che ho fatto soltanto per voi. È arrivato il tempo della vostra redenzione. Continuerebbe: nella nostra generazione, specialmente quest'anno, che sia un anno che vi mostrerò miracoli, ci deve essere bisogna sottolineare, bisogna concentrarsi sul concetto di Somech Noflim. Somech Noflim significa sostenere quelli che sono cadenti, sarebbe dire di rafforzare e incoraggiare lo spirito del popolo ebraico, e specificamente tramite la fede nella venuta di Mashiach e la sicurezza completa che ecco questo Mashiach arriva. E bisogna aggiungere nella preparazione per la venuta di Mashiach, tramite che noi facciamo Teshuvah e osserviamo la Torah e le mitzvot, e come ha annunciato il mio suocero, il Rebbe precedente e presidente della generazione, subito fate Teshuvah e subito arriva Mashiach. Torna Israele fino a Santo Dio e prepara te stesso e i tuoi familiari ad accogliere la faccia del Re Mashiach che arriverà proprio presto. Shalom a tutti, Yehi Adoneinu, Moreinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach HaMved, e viva il Rebbe, Re Mashiach. We want Mashiach now, noi vogliamo Mashiach adesso. Shalom a tutti. So